Che bello. Bentornati su Officina del Pilota. Oggi Subaru BRZ blu con i cerchi oro. Proprio come piace a me. Buona visione. Bentornato, sono Matteo. Prima di iniziare la visione di questo video ricorda due cose: indossa le cuffie, ne vale davvero la pena, e poi iscriviti al mio canale, è un click, è gratuito e a me aiuti a supportarlo. Per quanto riguarda le considerazioni sulla BRZ, ne parlerò a fine video e ci sono davvero tante cose da dire. Buona visione! Ragazzi, sono con Andrea, il proprietario di questa BRZ bellissima. Sapete che c'è anche la Toyota, però lui ha preso la Subaru che per quanto mi riguarda è un po' più macia. Andrea, questa macchina ha un baricentro molto basso, ha la trazione posteriore, sì, e un bilanciamento dei pesi 50 e 50, quindi sulla carta è uno spettacolo da guidare. Sì. Che ne dici? Io mi ci diverto da morire. Cioè, me la sono cucita addosso. Io pure. Ci giri in pista con questa macchina, sì, mi dicevi? Ci faccio tutto, dalla gita in montagna alla pista. È una daily che va in pista? Sì. Il volante è perfetto, è diretto, veramente. Sto andando un po' troppo alle grotto per essere la prima volta che la guido. Sì. Però te lo chiama proprio. Limitatore quanti giri è? 7500 giri. Immagino come la guidi tu e come la conosci tu nessun altro. Ovviamente i proprietari delle auto, beh sì, questo fanno, impari a conoscerla, anche perché è una trazione posteriore entry level, cioè ti insegna a guidare una trazione posteriore. Certo. Perché è molto graduale, sulle curve non parte mai troppo, che non riesci a riprenderla. Perché è un aspirato questo. È sincera, molto sincera. Questa è la tua prima trazione posteriore? Sì, la mia prima trazione posteriore. Sempre stato patito, ma non ho mai avuto la possibilità e ho preso questa qua e me ne sono innamorato. È perfetta per cominciare con la trazione posteriore, sì, essendo l'erogazione molto lineare. Sì. E quando è la prima volta che sei andato di traverso con questa? Dove è successo? In pista? No, in pista ancora non ci andavo subito. Diciamo che mi sono trovato uno spazio abbastanza grande e mi sono divertito. Ok, ok, giusto. Sottosterzo inesistente su questa. No, non so cos'è. Diamo un'occhiata al comportamento della BRZ in salita. Panorama, bel posto,
dopo che ci prendi un po' la mano, e io non ce l'ho presa assolutamente, capisci il potenziale. Stanno cominciando a sudare le mani, Andrea. Che bella, ragazzi. Però c'è un problema. Non va. Ecco, se proprio dovessimo trovarle un difetto, Andrea, potrebbe avere qualche cavallo in più. Ma no, questa è proprio la BRZ, è proprio la GT86 che non va. Potrebbe avere qualche cavallo in più, forse questa qui. Sì, perché il telaio reggerebbe molti più cavalli. Sì, ma sicuramente, guarda. Questa esce con 200 cavalli, che poi in realtà non sono mai 200. Non sono proprio 200, sono, diciamo, rullati 180 di serie. Ah, addirittura 20 in meno le dà? Sì. Ah, caspita. Però è davvero un potenziale che si può sviluppare. Ragazzi, è un momento un pochino delicato per me. Come sapete, ho sempre raccontato le storie che vedete sul canale con estrema sincerità, senza filtri, nude e crude, quello che dico, quello che penso dico. Però in questo caso faccio un po' più fatica, perché so quanto è innamorato Andrea, il proprietario del BRZ, della sua macchina, e quanto delicate siano queste situazioni. Io rispetto moltissimo, anzi ringrazio Andrea per avermi concesso l'opportunità di guidare la macchina, che trovo una macchina splendida in tutto e per tutto, 99% macchina assurda, però gli manca un po' quella spinta che penso che già molti di voi sapranno, magari anche lui ci si diverte moltissimo, però io è giusto che ora dica quello che penso. E quindi, Andrea, io ti chiedo di non volermene, ho passato una giornata splendida con te e spero di rivederti presto, un abbraccio. Cioè, nel senso, mo vi dico che penso. Azione! Quando è uscita eravamo tutti molto entusiasti, molto curiosi. Bari centro basso, motore boxer, cilindri contrapposti, quindi che cosa vuol dire? Che il baricentro della macchina si abbassa, posizione di guida perfetta, bilanciamento dei pesi 50-50, trazione posteriore, cambio meccanico a 6 marce, rapporti corti, lo sterzo diretto, poco peso, differenziale autobloccante di serie, quindi sulla carta prometteva davvero bene. Bella nelle linee, giapponese, poi blu con questi cerchi oro, che te lo dico a fare. Innesti corti, croccanti, che ti danno gusto. Non costava neanche tanto, giapponese, quindi abbiamo detto tutti... E lei, poi vabbè, questa è stata fatta insieme alla Toyota, la GT86, sono le stesse macchine, però una è Toyota, una è Subaru, questa cosa non ho mai capito, vabbè, perché? Si guida bene, lo sterzo è diretto, mi piace, però c'è un problema, raga, c'è un problema. È un cocktail perfetto per divertirsi, ma tanti di noi storcono il naso, ex proprietari, amici miei che l'hanno posseduta, mi hanno detto tutti la stessa cosa. Io la guido un paio di volte in città, ma non ci faccio caso, c'era traffico. La porto in montagna e scopro che questa macchina non va. Non va. Quanto pesa? 1300 kg? 200 cavalli? Non va.
Bella quanto te pare. È una macchina che ha un telaio che ti permette di andare molto più forte. Almeno 250 cavalli ci potevano arrivare, tanto il Superbollo lo paghi oltre i 250. Vabbè, è una teoria mia. In ogni caso, è come una gran bella figa, proprio bella in tutto. Occhi, capelli, mani, gambe, seno, culo. Una figa! Però quando te la porti a letto, è un tronco. È un po' così. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!